Io ho ucciso mio padre, mangiato carne umana e tremo di gioia. Pasolini in forma di rosa. Stefano Giacone racconta un Pasolini non inedito, ma forse meno esplorato, attraverso l'uso di canzoni, letture e brevi commenti. Pasolini rivive come uomo e intellettuale del Novecento, immerso nel sole, nello sport, nei colori, nella bellezza e nella violenza del vivere. Cuscio di foglie verdi qualche mese fa, un dolce giorno all'improvviso lei disse ridendo di foglie. 1961, stesso anno di uscita de La Notte, un film detestato da Pierpaolo Pasolini perché i personaggi borghesi del film, come tutti gli altri film di Antonioni, sono angosciati ma non sanno di esserlo e non si pongono mai il problema di uscire da quella notte dell'anima, della società consumistica. Lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. La direzione della regia di Pasolini è differente da tutte le altre. Pasolini ovviamente è un uomo intelligente come gli altri, va bene, ma è un uomo pieno di fantasia, pieno di, diciamo, c'ha un metro tutto suo per lavorare. E leva le gambe tue da questo regno. Persi le forze mie, persi l'ingegno.